Enrico Bonocore finisce la prima parte di questo ritiro dell'Ischia 23-24 in Serie D. Ci eravamo lasciati con la gioia della vittoria del campionato di eccellenza. Come, da dove ripartiamo? Ripartiamo con la stessa voglia, lo stesso stimolo. Per noi è un campionato nuovo, perché sono anni, no, che non lo facciamo, quindi c'è grande voglia, grande stimolo. Credo che abbiamo fatto anche Maria ha fatto una buona squadra, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene, insomma. Il ritiro è stato abbastanza positivo, abbiamo avuto un po' di problemi così, però abbiamo tutto il tempo di amalgamarla bene. Dal 16 quando torniamo a Ischia, insomma, spero di recuperare quelli che in questo momento non si stanno allenando per allenarci e prepararci per l'inizio della Coppa e poi del campionato. Sentendo un po' i ragazzi, qualcuno era rimasto sorpreso favorevolmente della mentalità del mister, quella che abbiamo provato a raccontare durante tutto il campionato, no? Quando squadra che deve correre, che deve attaccare, che deve giocare, che non si deve fermare, e vedremo la stessa Ischia. Noi ci dobbiamo provare, perché noi questa è stata la nostra forza l'anno scorso. È un concetto che dobbiamo portare avanti, perché è quello che mi piace a me. Poi dopo, se ci riusciamo, sono molto contento. Non sarà sempre così, perché ci saranno anche le altre. Qualche volta potrà capitare che dovremmo stare un po' più dietro, però il concetto di andare in avanti, di andare a fare occasioni da gol, creare, farne più della squadra avversaria, per me ci porta dei vantaggi, perché se facciamo 7-8 occasioni da gol e altri ne fanno 4, abbiamo più possibilità noi di la legge dei numeri ti aiuta. Senti, mister, Mario ti ha disegnato la squadra che volevi, c'è qualcosa ancora da perfezionare o sei soddisfatto? No, tutto quello che fa Mario Lubrano va bene. Noi abbiamo come l'anno scorso, insomma, nel senso che io l'alleno, ma Lubrano fa la squadra e prima di andare fa il presidente. Questa è stata la forza nostra l'anno scorso, è quello che abbiamo fatto anche quest'anno. Cioè, i giocatori, noi parliamo, però i giocatori li prende Mario, quindi li va a vedere lui e li sceglie lui, come è giusto che sia. Noi abbiamo questo tipo di separazione. Non chiedo niente, non ho chiesto, cioè, chiedo i giocatori in base a quello che è il mio pensiero, e dopo Mario li va a trovare. Bilancio di questo, adesso si torna ad Ischia, c'è un po' di vacanza di Ferragosto, poi si riparte al Mazzella, come si conclude questa fase? Abbiamo cercato di fare il massimo in quello che abbiamo potuto fare, perché delle volte siamo rimasti in 13, in 12 ad allenarci, siamo arrivati in 26, quindi è stato un po' problematico per quello, però si conclude bene, perché sono tutti ragazzi che si allenano molto bene, che cercano di fare le cose che gli chiedo, e quella è una cosa importante. Abbiamo i giocatori dell'anno scorso che hanno il senso di appartenenza, che devono fargli capire a quelli nuovi quello che è l'Ischia, quello che rappresenta l'Ischia nel calcio, perché abbiamo una storia e quindi la dobbiamo portare avanti nel miglior modo possibile. Poi dopo, quando dal 16 torniamo a casa nostra, e spero, insomma, di recuperare tutti i giocatori che in questo momento non si possono allenare, cominceremo veramente a prepararci per l'inizio della Coppa Italia e del campionato. E parlando proprio di Coppa Italia, subito c'è la Nocerina. La Nocerina è una buona squadra, allenata bene, un allenatore che 2 anni fa ha vinto il campionato, ha dei buoni giocatori, è una bella sfida, perché dopo torniamo a giocare dopo tanti anni a Nocera, quindi è da stimolo, queste partite, questa partita di Coppa Italia cioè, ci aiuterà anche a capire, insomma, il tipo di campionato che andremo ad affrontare.
però siamo molto sereni e tranquilli perché abbiamo lavorato bene a livello di squadra, insomma la rosa credo che sia una buona rosa, una buona squadra. Abbiamo tutti under molto forti, che hanno veramente, se hanno la voglia, la determinazione di fare giocatori di calcio, possono fare, insomma, col tempo diventare giocatori importanti. Ma Quindi, già l'hai visto il piccolo Buonocore? ma è un'altra generazione. Io credo che di tutti questi ragazzi, ma adesso abbiamo preso ragazzo che l'anno scorso giocava a Procida, è molto bravo, che è un 2004, abbiamo preso Damiano dall'Albanova che l'anno scorso ci ha impressionato, era uno dei giocatori che volevamo prendere. Abbiamo tutti, Simone Di Meglio, tutti i ragazzi, quelli che stavano l'anno scorso, Barillane, Patalano, Matteo Arcamone, Jamie Dena, per noi è un under, ma non è un under perché per noi è un portiere veramente affidabilissimo. Abbiamo degli under molto forti e quelli che abbiamo preso, tutti i giocatori che vengono dalla Serie D, giocatori affermati in questa categoria, che aiuteranno quelli che da anni non fanno questa categoria insieme a fare un gruppo e una squadra forte.